per dire tra 10, 20, 30 anni, quando sarò vecchio, per dire cavolo, io ho fatto quello e ho avuto la mia missione, poi magari a 90 anni avrò ancora la mia missione e quello era il mio percorso. Voglio un futuro all'altezza di tutti, sfatare i pregiudizi e rendere accessibile ogni tipo di informazione legata all'utilizzo della tecnologia per il nostro udito. Voglio che le persone smettano di vergognarsi della loro sordità e che abbiano libero accesso nella società e nel mondo del lavoro. Questo è quello che ha scritto Lorenzo Birocco, che è l'ospite di oggi. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, buonasera, buongiorno, ciao. Ed è, diciamo, la frase con cui volevo presentarti, che secondo me ti rispecchia in tutto e per tutto. Questa è un po' la tua missione, quella di sensibilizzare un po' l'argomento, la tematica dei problemi di udito. E la prima domanda che volevo farti, un po' per rompere il ghiaccio, qual è la tua storia? Come sei arrivato a svegliarti la mattina e avere questa missione dentro di te, questa voglia di fare del bene in questa tematica specifica? Allora, intanto grazie che mi rendi partecipe, mi fa piacere. E ti dico, la voglia è nata un po' in seguito al primo lockdown, no? Perché mi sono reso conto che stando chiuso in casa tante ore ero praticamente sempre attaccato al telefono, ai social, sempre lì. Mi rendevo conto che in realtà, ok, che eravamo in quarantena così. Però stavo buttando via del tempo a leggere tante cose che molte sono inutili. Per cui ho detto, cosa posso fare io di utile che mi fa anche piacere farlo? Allora ho iniziato a raccontare un po' di me, delle mie esperienze, un po' anche in simpatia, perché non mi prendo molto spesso sul serio, non voglio insegnare niente a nessuno, non sono il signore sceso in terra. E quindi anche simpaticamente mi piace parlare di me, ridere, scherzare, condividere, confrontarmi anche con chi mi scrive perché ho ricevuto anche un sacco di messaggi. Devo dire che è partito dal lockdown, ma in realtà avevo già un'idea prima, che però non avevo ancora trovato il tempo di mettere in atto, perché io lavoro con il pubblico, lavoro in un negozio, no? E passo da lavorare con 50 persone, 50 clienti al giorno a 200 o 300 quando magari c'è il pienone e mi sono reso conto che molte volte non è facile comunicare, ma non perché io abbia una condizione uditiva diversa o perché le protesi non siano all'altezza, ma perché non c'è una conoscenza dell'argomento. Quindi molte persone che mi trovo di fronte, quando magari chiedo di ripetere o quando mi viene chiesto qualcosa e non capisco, loro non capiscono quale sia la mia condizione. Quindi il fatto è che io voglio creare una sorta di cultura, una sorta di informazione per tutti, perché sono convinto che così facendo poi migliora anche quel piccolo mondo in cui vivo. Quindi praticamente lo faccio anche per me stesso, per crearmi un mondo, come dicevi tu prima, all'altezza dei sogni che ho, quindi sia a lavoro, sia con gli amici, sia in generale. Quindi il fatto di diffondere un argomento, di parlarne, è perché, come diceva, questo me l'ha scritto un mio follower in un commento, come diceva Omero, la cultura ci rende libere, quindi il fatto di diffondere la parola, di diffondere un pensiero, alla fine aiuta me e aiuta tutti quelli che mi stanno intorno, quindi questo è un po' in generale quello che è. Ma guarda, hai detto tante cose interessanti. Una, nello specifico, questa della cultura, magari la riprendiamo un po' in là. Invece, mi piaceva anche tanto il discorso che questa idea è nata durante il lockdown, nel senso che questa pandemia ha veramente fatto disastri psicologici, fisici, ha fatto veramente male in tutti i modi. Però ammetto che ci sono anche tante persone, ho visto che
a causa di questa cosa, che si sono fermati per un attimo a pensare, a riflettere, cosa che nella vita quotidiana solitamente non facciamo, l'hanno anche presa come occasione di, come un'opportunità di far qualcosa di diverso, come l'opportunità di fare del bene. E te vedo che, tra virgolette, ne hai approfittato di questa situazione. Quindi mi fa piacere, secondo me ti rende onore, onestamente. Hai detto bene, poi in una generazione di oggi, tutti giovani, con sempre questo cellulare in mano, non si fa niente, non si produce niente, non si fa del bene né a se stessi né agli altri. Invece te così ti sei fermato un attimo e hai trovato il tuo modo per fare del bene sia a te stesso che agli altri. Quindi lo apprezzo doppiamente. Tra l'altro, ti faccio un attimo di pubblicità, invito tutti ad andare sulla tua pagina a sentire La mia vita con gli apparecchi acustici. Te ormai sei diventato un vero e proprio influencer, ho visto, hai un sacco di persone che ti seguono e ti rispondono a ogni coi commenti a ogni tuo post, e io devo dirti la verità, ti ho stalkerato parecchio, ho letto un po' tutti i post che hai scritto, e voglio fare una domanda, voglio prendere un spunto da un post che hai fatto qualche settimana fa, un po' provocatoria, ma l'hai fatto anche tu, quindi mi sento in diritto di farlo. Vorresti sentire normalmente con le tue orecchie? Allora, sì, di base la risposta è sì. Diciamo che sì, ci sta, perché alla fine lo vorrei. Anche per avere una sorta di confronto quando magari vado a fare la regolazione dal mio audioprotesista, perché così potrei dargli anche un parametro oggettivo. Però sì, di base mi piacerebbe sentire normalmente, anche se in realtà ti dico non è che mi alzo la mattina tutti i giorni e dico ah cavolo, perché non sento normalmente, cioè io mi alzo e buon pace, amen. Sì, però non è così, come dire, così una domanda così, come posso dire, non mi viene la parola, cioè non è che me lo chiedo tutti i giorni, ci passo sopra e buon, diciamo che ho il cuore in pace, ecco, su questo argomento. Però ma se ti dicessi sì, no, non vorrei sentire bene, ti direi una bugia. Certo, ma infatti lo apprezzo, cioè è una cosa onesta e schietta, e secondo me dimostri anche maturità. Nello specifico mi piace perché nel tuo post avevi scritto: io me ne sbatto di questa domanda già da molto tempo, quando ero bambino mi chiedevo spesso come mai fosse successo, adesso sono tranquillo, ho accettato il tutto. Io sono fiero della persona che sono, è ovvio che mi piacerebbe provare, perché io ho perso l'udito a 4 anni, quindi ho un vago ricordo di cosa sia, di come sentivo prima, per cui sarebbe anche un ritornare a una, tra virgolette, normalità. Però è una cosa che ormai ho accettato e che fa parte di me e che non mi riconoscerei senza, per cui è così. Ma guarda, io prendo spunto un po' da quello che dici anche per fare una riflessione. Io non ho problemi di udito, però lavoro e vedo ogni giorno 20-30 persone che hanno problemi di udito e vedo come ognuno reagisce al problema di udito e vedo i risultati che ha ognuno anche in base a come reagisce. Ti faccio un esempio. Io a volte spiego alle persone, magari l'ottorino ha già spiegato alla persona che ha un problema d'udito, però magari lì erano agitati, eccetera, arrivo io e spiego un attimo meglio, mi chiedono qualche informazione in più e spiego un attimo dei problemi di udito. Ci sono delle persone che sembra che in quel momento le sto ammazzando, e posso capirle, però cioè, sembra che li sto uccidendo lì con una pugnalata al cuore in quel momento lì, e lo posso capire. Ci sono altre persone che lo prendono come una qualsiasi altra cosa, come un ma sì, tanto ho già un problema alla vista, mi fa male anche il piede, adesso sto esagerando, non sarà un problema avere il problema di udito e mettere degli apparecchi.
E la mia esperienza mi ha fatto vedere, quindi volevo anche una conferma da parte tua, io proprio lo vedo, è proprio evidente che chi la vive come il secondo signore, diciamo, di cui ho fatto l'esempio, in maniera un po' più leggera, in cui accetta il problema, lo vive decisamente meglio. E anche più risultati, è più sereno. Non so se me lo confermi questo. Sì, te lo posso confermare anche per mia esperienza, per magari persone che conosco direttamente o indirettamente tramite la mia pagina. Io secondo me, secondo la mia esperienza, possiamo dividere in due casi. Chi lo vive come un problema, perché magari la società lo fa passare per un problema, magari perché lui personalmente pensa che sia un problema, e chi lo vede come una condizione diversa. Perché il problema in teoria lo risolvi, e in questo caso non puoi risolverlo, una volta che perdi l'udito rimani così. Invece per quanto riguarda la condizione ci si può adattare, quindi l'apparecchio acustico piuttosto che tante altre cose. Quindi è proprio due modi di vedere, di reagire e di approcciarsi a questa tematica. Quindi chi lo vede come un problema e chi come una condizione. Quindi confermo quello che mi dici tu. E guarda, tra l'altro, credimi, non voglio fare pubblicità, ma ho appena letto questo libro, è di crescita personale, guarda, te lo faccio vedere, si chiama La sottile arte di fare, tanto si può dire anche se è una parolaccia, di fare quello che cazzo ti pare, e questo libro ti fa capire che tutte le persone al mondo, non esiste una persona al mondo che non abbia problemi. Dopo, certi problemi sono più grandi di altri, è indubbio, cioè non si può neanche mettersi lì a discuterne, però la differenza la fa la persona, come reagisce a quel problema. Ci sono problemi molto piccoli dove la persona specifica reagisce in maniera drammatica e la vive come una cosa orribile, e ci sono problemi molto grandi dove le persone riescono a accettarli e viverli con leggerezza. Quindi la differenza poi la fa la persona. E un consiglio che mi sono preso giù, perché secondo me era molto interessante, consiglio dell'autore di questo Mark Manson, lui dice: dobbiamo sbattersene, ma sbattersene non significa fregarsi di tutto quanto. Lui nello specifico dice non significa essere indifferenti, significa sentirsi a proprio agio con la propria diversità. E secondo me questo tu l'hai capito in pieno, infatti tante volte leggo io me ne sbatto di qua e di là, quindi mi faceva un po' sorridere questa cosa qua. Ti torna? Esatto, perché mi torna tutto, anche perché nella mia vita non è che l'udito è un problema e tutto il resto è perfetto, per cui diciamo che è un po' uno stile di vita. Non dico prenderla come viene, però non dar troppo peso alle cose negative, ma piuttosto mettersi in moto e fare qualcosa, per cui proprio sbattersene delle cose negative e dire: cosa posso fare io per migliorare una determinata situazione, da chi posso farmi aiutare, oppure come posso fare per fare da solo. E ci ho messo un po' a capirlo, perché ti dico che fino all'età delle superiori la vivevo come nel primo caso di un problema, perché comunque ero molto più giovane. Quando invece ho iniziato a lavorare, quindi non ero assai nell'ambiente scolastico dove sei comunque protetto e controllato dai professori, quando sono andato a lavorare poi io comunque dovevo essere responsabile di me stesso e di quello che facevo. Quindi al primo errore cercavo scuse, al secondo errore cercavo degli aiuti, al terzo errore ho imparato a fare da me, a sbattermene di certe cose, e pian piano sono cresciuto anche come persona, per cui fino ai 18-19 anni ero magari la persona che pensava di avere un problema, e poi invece ho imparato a prendermi, come dire, delle responsabilità e dire: va bene, ok, la situazione è questa, come posso andare avanti, come posso dare il meglio di me? Poi infatti, sempre su questo punto, io ho visto che si passa dal pensare: ma perché proprio io, ma perché solo io ho questo problema, al
ho sto problema, punto, basta, andiamo avanti. Ok? E mi sembra che tu letteralmente hai fatto questo switch che ti ha permesso anche di crescere, di maturare, eccetera. Senti, ma faccio un attimo lo psicologo, se me lo permetti. Cosa è normale, secondo me, fare un percorso? Cavoli, nessuno riesce, nasce, ha un problema d'udito e accetta e basta, punto. Te stesso mi hai detto, fino all'adolescenza ero un Lorenzo e dopo ho capito, sono maturato e sono andato avanti. Mi viene da chiederti, cosa diresti oggi con la maturità che hai al Lorenzo di 12 anni, di quando avevi 12 o 14 anni? Che consiglio gli daresti? Allora, subito mi viene da dire sbattitene di tutto. Il secondo è fai quello che pensi, fai quello che vorresti. Provaci, mettici tutto quello che puoi, perché adesso a ripensarci alcune cose io non le ho mai approfondite per... timore, perché magari pensavo che non riuscissi, perché magari pensavo di non essere all'altezza. Quindi al primo Lorenzo direi provaci, poi se non va bene ci hai provato, però provaci. E ti parlo in generale di tutto quello che può essere, lo sport, piuttosto che la musica, piuttosto che le relazioni sentimentali, gli amici, in generale. Che ti dico, io dopo, nel secondo Lorenzo, mi sono veramente tolto tante soddisfazioni. Poi ho scoperto che alcune cose non le avrei magari fatte lo stesso, ma indifferentemente da tutto. Ma infatti, guarda, mi piace perché il tuo non è un consiglio per il problema d'udito, è un consiglio di vita per gestire, risolvere, migliorare, come vogliamo chiamare, un problema. È esattamente così, cioè sbattetene, vai avanti, prova e alla peggio almeno ci hai provato. Se invece star lì a nascondersi, a far finta di niente, eccetera, sicuramente non aiuta. E invece, restando sempre un po' su questa tematica, secondo te, con la maturità di oggi, cosa significava avere una perdita d'udito 20 anni fa e cosa significa averla oggi, nel 2021? Allora, secondo me è un fatto principalmente di tecnologia. Anche un po' di conoscenza delle persone, ma secondo me la differenza vera e propria tra 20 anni fa e oggi è puramente tecnologica. Io mi ricordo quando ero un bambino che andavo in vacanza con i miei genitori e c'erano i primi telefoni cellulari, quelli alti 20 centimetri con l'antennino. Magari volevamo chiamare i nonni a casa, ma io non riuscivo neanche ad avvicinare l'orecchio perché sentivo solo interferenze, no? Perché erano due apparecchi diversi e facevano solo interferenze. Quindi se io fossi stato un adulto 20 anni fa non avrei potuto usare il telefono. Mentre invece oggi è tutto un altro mondo. Io posso collegare il mio telefono all'apparecchio senza nessun dispositivo in più, è proprio direttamente con il Bluetooth, quindi come anche stiamo facendo adesso, io ti sento direttamente, senza cuffiette, senza nessun mezzo in più. Quindi è una cosa che magari non mi cambia l'esperienza uditiva, perché comunque l'apparecchio funziona bene, ma a livello di comunicazione, a livello di autonomia, a livello di tante cose, veramente mi cambia la vita. Ma allora... Quindi, mi sta perfetto, cioè la parte tecnologica sicuramente è fondamentale. Io da audioprotesista, che quindi vivo un po' il problema, ma dall'altra parte mi sento di aggiungere una cosa. Io mi sento, tra virgolette, nel mio piccolo di avere una missione simile alla tua, perché io mi sono accorto negli anni che la soddisfazione delle persone, dei pazienti che seguo, delle persone che seguo, era ed è estremamente correlata anche al livello di informazione, di consapevolezza che ha la persona. Ci sono persone che mi vengono in studio e mi dicono: ho bisogno di un apparecchio, mi basta sentire un po' di più.
e ci sono persone che sanno che non è così facile, che prima si interviene meglio è, che ci vuole l'aiuto dei familiari, che comunque mettere un apparecchio non significa tornare a sentire al 100%, comunque qualche piccola limitazione qua e là ci sarà sempre. Ed è da lì, da 5-6 anni, che ho iniziato a fare tantissima informazione. E vedo, ed è anche grazie alla tecnologia, che oggi ci sono i social, ci sono tutte queste cose qua, vedo che tutte le persone che vengono nei nostri studi, che sono informate, sono molto più preparate. Hanno più soddisfazione alla fine rispetto a chi non ne sa e si sta appena affacciando un po' in questo mondo. Non so se ci hai mai pensato, se ti torna un po' questa cosa qua. Allora, adesso che mi ci fai pensare, un po' meno, perché io sono dall'altra parte, perché io comunque la vivo in prima persona, quindi per me è una cosa ovvia, però te lo posso confermare. Perché nel mio lavoro, io lavoro come commesso da circa 10 anni e lavoro nel settore degli articoli sportivi. E effettivamente le persone, grazie alla tecnologia, alla condivisione di informazioni, rispetto a 7, 8, 9 anni fa, arrivano già preparate. Quindi se io 7 anni fa dovevo convincere una persona, dovevo essere io quello preparato, quello che sapeva tutto, quello che ti diceva le cose. Mentre invece oggi succede che arriva una persona che è quasi al mio livello come informazione, se non di più, per cui i social o comunque la tecnologia, se usata nel modo corretto, è un veicolo che veramente può dare tanto. Sì, te ammetto che sì, la vivi in prima persona e in più sei giovane, quindi sono sicuro che ti sei informato negli anni, ne capivi, eccetera. Io ho tantissime persone, voglio azzardo un paragone, è come se venisse qualcuno da te che ti chiede degli sci per andare a sciare in montagna, convinto che bastano gli sci per sciare bene, per fare gli slalom e via. E no, insomma, ci vuole lo sci giusto, bisogna iniziare ad andare nella pista bianca, poi pian pianino, bisogna fare col maestro, ci vuole il casco, insomma, non è che basta mettere gli sci e sai sciare, ok? Io lato mio vivo questa situazione qua, ho persone che mi arrivano con un amplificatore acustico preso in farmacia, dicono non sento di più ma non capisco niente, capisci? E cioè è all'ordine del giorno questa cosa qua. Invece chi ascolta questi podcast, chi legge gli articoli, chi si informa ne capisce di più, sia lui che i familiari. E dopo ed è tutta un'altra cosa, è tutto un altro modo di affrontare il problema uditivo. Te me lo confermi, perché anche nel tuo, come commesso lì negli articoli sportivi, lo vivi. Penso che sia un paragone, esatto, che ci può stare. Esatto, puoi vendere una bicicletta da 10.000 euro, super performante, ma se non pedali la bicicletta resta ferma, per cui il concetto è quello. Esatto. Senti, passiamo a parlare tutta un'altra cosa. Com'è avere un problema di udito nel mondo del lavoro? Tu hai fatto un post interessante qualche tempo fa dove parlavi che hai fatto 10 anni fa, 15 anni fa, non mi ricordo quando, un colloquio dove ci sei rimasto parecchio male. Dopo probabilmente è andata bene perché hai trovato lavoro, eccetera, ma Come lo si vive? Come si vive questo problema nel mondo del lavoro? Allora, non è facilissimo, perché quando vai a fare un colloquio tu devi praticamente vendere te stesso, devi convincere l'altra persona che ti fa il colloquio che tu sei la persona giusta per quel lavoro. Purtroppo c'è molta disinformazione e ci sono molti pregiudizi. Diciamo che se il lavoro è adatto a me, per cui il posto di lavoro è adatto a me, sicuramente la persona che mi intervista è già ben più predisposta. Se invece è un lavoro che magari non è così adatto a me, ma io sono convinto comunque di farlo, sono sicuro che trovo davanti a me delle persone meno predisposte, per cui me la vivo
un po' di timore perché dico, cavolo, devo andare lì, so che ce la posso fare, ma sicuramente ci saranno dei pregiudizi. Pregiudizi che comunque sono portati dalla solita disinformazione. E E colgo secondo te l'occasione. oggigiorno ci sono ancora tanti pregiudizi? Secondo me sì, Sì, anche secondo me. purtroppo è così. Ma è non per piangerti addosso, ma perché è così. Colgo l'occasione per dire una piccola cosa. Adesso non dico dove lavoro perché non voglio fare pubblicità. Però io stesso, oltre al mio lavoro ordinario, posso partecipare a dei progetti a livello paese, no? Quindi mi metto in contatto, facciamo delle riunioni in videochiamata, tutto quanto. Sto partecipando a dei progetti di integrazione, comunque che rendono accessibile il lavoro, tra le quali c'è la possibilità di agevolare le persone con appunto una condizione uditiva diversa o altri casi, che ne so, persone cieche oppure persone con qualsiasi altro tipo di validità. Quindi durante il colloquio metterli a proprio agio, quindi prevedere un qualche modo per comunicare piuttosto che rendere accessibile lo spazio a chi ha bisogno di una carrozzina. E questo mi fa veramente molto piacere. Non dico il nome dell'azienda perché non voglio pubblicizzarlo, però lo dico perché voglio che anche le altre aziende o comunque chi dà un lavoro ragioni in questo modo. Questo non vuol dire dare un lavoro a chi è disabile, ma dare la possibilità di presentarsi e di far vedere la propria persona. E adesso con questo progetto andremo avanti, non so ancora bene quali saranno le prossime azioni, però sono veramente contento di poter fare questa cosa perché mi fa essere felice di lavorare in questa azienda e mi auguro che lo faranno in tanti. Il concetto che io capisco è che te dici: io voglio essere preso in considerazione come Lorenzo, non come una persona che ha Bravo. problemi d'udito. È che questa cosa qua, cioè, mi dispiace, però, cioè, gli stupidi, parliamoci chiaro, gli stupidi non lo capiscono. Nelle grandi aziende, io sono una realtà piccolina dove spero siamo tutti consapevoli, con la mentalità aperta, però quello che vedo è che spesso nelle grandi aziende, magari immagino a livello culturale un po' più alto e non ci si pone neanche questa domanda, mi auguro. Sì, invece nelle realtà piccoline di paese, eccetera, con tutto rispetto. No, non capiscono, cioè sono ancora lì che vedono, ah, un problema d'udito, no, allora non puoi lavorare. Cioè, già mi immagino questa scena nella mia testa, però non sta né in cielo né in terra. Infatti leggevo che hai vissuto un'esperienza simile a un colloquio di lavoro. Esatto, perché adesso il lavoro non mi ricordo precisamente per cos'era, però circa 10 anni fa si trattava anche di rispondere al telefono o comunque comunicare con le persone. In 10 anni fa, senza la connettività Bluetooth, senza le protesi di ultima generazione, pure io mi sono sentito un pochettino in difetto, quindi avrei dovuto reagire sicuramente di più e farmi valere, però purtroppo mi sentivo un po' in difetto ed è una cosa che voglio lavorare, quindi dare il mio contributo affinché non succedano queste cose. Ma infatti, guarda, rimanendo sempre in tema di sensibilizzare, parliamo un attimo a chi in realtà ci sente bene, che in realtà chi va sensibilizzato sono loro, non sono le persone che ci sentono poco, quelle già vivono la situazione, sanno già di cosa stiamo parlando, anche se probabilmente ci ascoltano più queste persone, noi dobbiamo sensibilizzare gli altri. E ad esempio hai scritto Esatto. un post, secondo me estremamente carino, interessante, le 5 cose da non dire a chi porta gli apparecchi acustici, e io le approvo in toto. Te le dico perché penso sia difficile che te le ricordi. Dai, ma tanto non si notano. Io lo vedo, cavoli, lo vedo in studio, il marito che deve mettere gli apparecchi, arriva la moglie, ma dai, che neanche non si vedono. Cioè, lo vedo ogni giorno. Cioè, quindi Ma proprio già questa questa cosa mi frase. fa arrabbiare, ma chi se ne Sì, frega? Chi se ne esatto. frega? Esatto, ma
Poi vedo per che carità, se uno le vuole nascondere, è legittimo, io lo capisco e lo facevo anch'io, però chi se ne frega, cioè... Sì, ma vedo che è una cosa estremamente radicata nella nostra cultura, vedo che alle persone viene proprio istintivo, vedo che non fanno apposta, non lo fanno con malizia, ma il figlio, la moglie, il nipote, la prima cosa è dai, neanche non si vede. È così, è tutti, è matematico. Infatti, cioè, volevo confermartelo, io ogni volta devo un po' battagliare. Infatti, un mio collega dice, ragazzi, si vede molto di più la sordità che l'apparecchio acustico. Cioè, chi se ne frega se si vede un attimo. Anzi, scegliamo un colore rosso, fluo, verde, che è anche una cosa bella che si vede, che si nota, che non dobbiamo nascondere niente. Infatti, questo è il primo messaggio che vorrei mandare a chi ci sente bene. La seconda cosa, io ammetto, non lo vivo all'interno dei miei studi, cose da non dire a chi porta gli apparecchi acustici, poverino. Io, quindi, se tu l'hai scritto, significa che l'avrai vissuto in prima persona o avrai sentito altre persone che ti hanno raccontato questi feedback. Io è una cosa che non vivo più di tanto. Invece è una cosa sentita. È successo, ok, non tantissimo, però è successo. Diciamo che ho riassunto in una parola un po' il senso di pietà che a volte vedo nelle persone, no? Quelle parole non dette, ma che con lo sguardo capisci cosa provano. Mi succede appunto sul lavoro di avere a che fare con tantissime persone. Molti puntano l'occhio sul mio orecchio e lo vedi che non ti ascoltano mentre parlo, ma puntano quello e pensano, ah, poverino, questo qua, lo vedi proprio in faccia, per cui Sì, quindi il senso era quello. A volte non tanto col verbale, ma col non verbale te lo dicono. Che secondo me Esatto. ha lo stesso peso, forse anzi, forse pesa anche di più. Esatto, Sì. Sì, è un pochino fastidioso. Poi Immagino. incontro persone bellissime, non è che tutti quelli che vedo siano persone non belle, però a volte capita e un pochettino ci rimane male, ecco. Dopo c'è anche hai scritto tranquillo e come se fosse una persona normale. Boh, questo secondo me è una persona da eliminare dalle amicizie, come si usa di dire nei social, è una persona da dire ciao, grazie, arrivederci. Ho capito, magari Esatto, uno sì. vuole fare simpatico, però. A volte star zitti è meglio, perché comunque ogni persona, secondo me, ha un suo concetto di normalità e se tu ci pensi, la normalità alla fine non esiste. Cioè, se ti Certo. chiedo, pensa a una persona normale senza problemi perfetta. Te ne vengono in mente o nessuna o comunque pochissime, per cui per me No, il e sai qual è concetto di... anche il problema ancora più grave? È che siamo nell'era dei social, che è l'era dell'apparenza. Quindi tutti vogliono Esatto. far apparire che sono normali, splendidi, che vanno all'hotel a 5 stelle e che mangiano benissimo. Dopo, appena finito il video, la foto, tornano a essere persone con mille problemi, come sono tutti, come ne parlavamo prima. Cioè, tutti hanno dei problemi, quindi è così e basta. Senti, volevo affrontare una piccola altra tematica. Vediamo se riesco a spiegarmi. L'ipoacusia è un problema, secondo te, che può essere vissuto in autonomia o deve essere condiviso? Provo a spiegarmi ancora meglio. Quanto è importante, secondo te, che le persone a te vicine capiscano la situazione, il problema di udito, il familiare, la ragazza, gli amici? Secondo te, si riesce a vivere questo problema di udito da soli, senza dir niente, senza che gli altri sappiano niente? O è importante in realtà una condivisione? Non so se mi sono spiegato. Allora, sì, la risposta secondo me è sia sì che no. Mi spiego meglio. Io non ho nessun problema a andare in un negozio, andare in un ospedale, andare in un ufficio, non dover spiegare
la situazione e avere lo stesso servizio. Però per quanto mi riguarda la famiglia, le relazioni sentimentali, di amicizia, io personalmente trovo che parlarne o comunque che loro sappiano sia meglio, ma sono convinto che può anche essere il contrario. Però non è una cosa che comunque riuscirei a nascondere, perché ad un occhio attento è comunque una cosa che poi emerge. Poi dipende anche comunque dai casi. C'è chi negli anni ha acquistato più autonomia, chi negli anni ne ha acquistata un pochettino di meno. È una domanda, secondo me, molto personale. Per cui io ti direi sia sì che no. Allora, guarda, estremamente interessante. Non mi aspettavo questo tipo di risposta, però guarda, te l'ho fatta apposta. Ti dico la mia esperienza dall'altra parte del tavolo, diciamo. Io vedo che i familiari devono essere coinvolti il più possibile per riuscire ad ottenere la maggior soddisfazione possibile. Perché dico questo? Perché gli apparecchi acustici aiutano tantissimo, però non ti ridanno l'udito al 100%, quindi qualche piccola difficoltà ci sarà sempre. Mi arrivano ogni tanto in studio figlie arrabbiate, che mio papà non sente niente, non è possibile. Cavoli, però la figlia non sa che il papà magari ha una sordità dell'80% e non può parlare con la TV accesa dall'altra parte della casa con la porta chiusa in bagno. Ma perché non lo fa con cattiveria questa figlia? Semplicemente non ha capito. Lei, come il suo papà, ha speso dei soldi, ha messo degli apparecchi che erano buoni e quindi deve sentir bene. Quindi non posso fare una colpa, però mi accorgo che quando invito in studio i familiari, gli faccio vedere la situazione, gli faccio vedere che magari senza apparecchi capisce 2 parole su 10, con gli apparecchi ne capisce 8, non 10, 8, e che se si riesce a parlare davanti, magari con la lettura labiale, è meglio. Allora è tutto più semplice, tutta la famiglia vive meglio. Se invece tu sai benissimo che la situazione più difficile per chi ha problemi di udito è l'ambiente rumoroso, è la classica situazione da ristorante in 20 persone. Se uno non sa, se l'amico del cuore non sa, se la ragazza non sa, se la moglie non sa e parla a 4 sedie distanti e si arrabbia perché l'altro non risponde, non ha capito, non va bene. Dopo magari si innescano litigate, casini, cioè non capisci niente. Cioè io vedo mariti e mogli arrabbiati. Dopo gli dico al signore che seguo: non devi venire solo tu qua da me, devi venire tu con la moglie e la prossima volta porta la figlia. Questo io intendevo. Ti torna vista così? Ok, vista così, sicuramente sì. E allora ti dico che ha anche senso tutto il discorso di condivisione di informazioni, come fai tu, come faccio io, come fanno tanti altri. A pensarci, sì, come me l'hai spiegato tu, allora potrei cambiare idea, nel senso che adesso mi è venuto in mente un episodio, no? Ero ad una lezione di musica. Io per qualche anno ho preso lezioni di musica, avevo scelto di suonare la batteria, non per l'udito, ma perché mi piaceva la batteria, non c'era un motivo, ho detto vado e imparo la batteria. Per 2 o 3 anni ho suonato la batteria, non dico bene, però mi piaceva un sacco. Mi cambiano il maestro per una sera e questo maestro ha messo il metronomo, che aveva un suono piccolino molto alto, che è tra quelli che io non sento quasi neanche con l'apparecchio, e non capiva perché non andavo a tempo. Però io non volevo dirgli qual era il motivo, volevo dirgli solo alzalo un po' oppure cambia il suono del metronomo, ma era una mia fissazione non volergli dire il motivo, e questo qua continuava a non capire. Al che poi sono andato a lamentarmi con l'altro maestro, e poi questi maestri qua non l'ho più visto. Però vivendola così e girandola così il discorso cambia tutto il senso, quindi ti dico proprio di sì, No, e poi, morale assolutamente. della favola, avete passato una brutta serata tutti e due.
il maestro che si diceva ma come mai non va a tempo e te che dicevi ma perché non alza. No, ma io poi non, cioè, è strano, ma io non mi arrabbio mai su queste cose, anzi, in realtà lo facevo arrabbiare lui perché continuavo a fargli perdere tempo apposta. Ma una certa ho iniziato a suonare io come volevo io e sto qua si arrabbiava. Perché quando mi succedono cose legate all'udito, no? Io non voglio mai darla vinta a loro e nemmeno all'udito, per cui alla fine faccio in modo che ci rimettano gli altri. Ma proprio una cosa, può sembrare egoista, ma proprio mi piace viverla così, anche perché sennò non dormirei la notte, mi dannerei tutte le sere a pensare come mai proprio io. E, ti racconto l'ultima che fa ridere, poi andiamo avanti, sempre in questo argomento di conoscenza. Mi è capitato di andare all'ospedale perché dovevo fare la visita per poter avere il contributo per acquistare le protesi nuove. E con la mascherina, con il plexiglass, non riuscivo a capire l'operatore dall'altra parte. Io dovevo solo chiedere a che piano andare alla visita. Sapevo già il nome della dottoressa e tutto quanto. E questo operatore parlava a bassa voce, dietro la mascherina, dietro il plexiglass. E io non volevo spiegargli il problema dell'udito, al che ho iniziato a battere i pugni sul tavolino lì e a urlare: leggi l'impegnativa, devono darmi gli apparecchi nuovi, tira giù sta mascherina, capisci? Ma l'ho detto un po' scherzando, un po' arrabbiandomi, che questa persona praticamente mi ha quasi accompagnato lui all'ufficio, giusto? Per cui non voglio mai abbassarmi a viverla come una cosa negativa, anzi cerco sempre di prenderla a sorridere. Infatti io mi sono divertito moltissimo a urlare addosso a uno, e meno male che avevo la mascherina, perché sennò si vedeva che stavo scherzando. Quindi cerco sempre di dare un risvolto quasi divertente alla cosa, anche perché sennò veramente poi la vivrei proprio male. Ma e traspare tutto anche nella tua pagina Facebook, si vede che sì, ok, è un problema, me ne rendo conto, te ne rendi conto, però già che ci siamo lì, cosa faccio? Mi arrabbio o provo a buttarla a sorridere? Tu provi a buttarla a sorridere, poi a volte ce la fai, magari a volte no, però ci provi sempre. E questo secondo me è bellissimo, ed è anche per questo che sei diventato, diciamo, un influencer, tante persone ti prendono ad esempio. Io sono sicuro che quelle migliaia di persone che ti seguono dicono: cavoli, anch'io voglio far così, anch'io vorrei prenderla così. E quindi secondo me stai diventando sempre più di ispirazione per queste persone. Quindi mi sento solo di dire di continuare così. E ti faccio un'ultimissima domanda, un po' vaga, un po' generica, anche perché abbiamo parlato tanto di udito, di apparecchi acustici. In un post hai scritto qualcosa relativo al Think Out of the Box. Hai detto: l'ho preso di ispirazione da un libro, da una bibliografia. Io presumo sia questa la bibliografia che hai letto. Eccolo lì. Neanche a farlo apposta, guarda, davvero. L'ho letto anch'io, è un libro assolutamente di massima ispirazione, motivazione, è vero. Veramente dà un'energia incredibile. E tu l'hai letto da poco? Sì, 6-7 mesi fa più o meno. Ok. Poi ce l'avevo qua perché lo sto usando come base per il sì. Telefono in realtà. Sì. E a riguardo ti chiedo: Come vedi questo tuo progetto di motivazione, di ispirazione, di sensibilizzazione della problematica di udito? Come pensi che evolverà? Come ti vedi fra 5-10 anni? Cosa pensi che riuscirai a fare per aiutare te stesso e gli altri? Non so se ci hai mai pensato, infatti è una domanda un po' difficile, personale e provocatoria. Bella domanda. Allora, mi piacerebbe in linea di massima riuscire a creare qualcosa prendendo un mio limite e trasformarlo in un valore aggiunto. Poi non so se diventerà il percorso della mia vita, non so se diventerà un lavoro o se diventerà qualcosa che tra 6 mesi non si ricorderà più nessuno. Però l'idea di base è trasformare un punto negativo, un qualcosa che è un limite, in valore aggiunto.
un mio piacere personale, per dire tra 10, 20, 30 anni, quando sarò vecchio, per dire cavolo, io ho fatto quello e ho avuto la mia missione, poi magari a 90 anni avrò ancora la mia missione e quello era il mio percorso. Quindi come quando vado in montagna, che parto dal basso e arrivo all'alto. Ecco, un po' così. Qui senti che questo è il tuo percorso. Guarda, a me fa piacere, lo vedo, lo sento da come parli. Io ti consiglio di continuare così, di essere sempre di ispirazione per tutte le persone che ti seguono e sono anche convinto di un'altra cosa. Sono certo che te riceverai diversi messaggi ogni giorno, ogni settimana e di persone anche che ti ringraziano per quello che scrivono, perché li aiuta a star bene e perché anch'io ricevo questi tipi di messaggi, di mail. E sono anche quei messaggi che ti aiutano e ti spingono e ti motivano ad andare avanti e a fare sempre meglio. Quindi sono sicuro che sia così anche per te. Lorenzo, io ti ringrazio per questa intervista, mi ha fatto un sacco piacere. Io consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando da casa di seguirti, di andare sulla tua pagina, sentire La mia vita con gli apparecchi acustici. A questo punto, dico anche di entrare all'interno del gruppo Facebook che io ho creato, anzi ti invito anche te, si chiama Non sei sordo, è un titolo un po' provocatorio, ma è fatto apposta per far capire proprio che la persona non può essere vista e classificata solo come sorda, la persona è tutto, è a 360 gradi. Il problema con l'ipoacusia è, come dicevamo prima, è semplicemente un problema di udito e dobbiamo capire come gestirlo, deve essere una condizione. Ok, quindi ti invito anche te a entrare, così se c'è qualcuno che ti segue, io condivido spesso i tuoi post e vedi che ci sono un sacco di commenti anche di persone che ti seguono. Quindi grazie ancora e a presto. Grazie a te, grazie a tutti, a chi ci segue, grazie mille.